Oggi creiamo un cestino per le cartacce in finto rattan con la carta. Vi mostro una tecnica bellissima per creare con una scatola di panettone un bellissimo cestino in finto rattan in carta. Io uso una scatola di panettone riciclata, ma voi potete usare qualunque scatola abbiate in casa. Poi ci occorrerà questa carta pacchi, che non troverete in rulli così grandi in cartoleria, bensì dovete cercarla nei negozi che vendono attrezzatura per i carrozzieri. È un rullo enorme, costa solo 7 euro circa. Poi ci occorrerà dello scotch carta, dell'acqua, della colla vinilica, un paio di forbici e iniziamo subito a tagliare una grande porzione di carta che spezzetteremo in piccoli pezzi. Poi do la forma che desidero al mio cestino. Nel caso della mia scatola mi basterà unire i lembi superiori ed accorciare i due più alti rendendoli tutti uguali. Adesso preparo la colletta e la faccio con 50% di colla vinilica e 50% di acqua. Mescolo bene e creo una cremina facile da stendere. Passo questa soluzione, questa colletta, sulla scatola e nei punti dove sono passata con la colla appiccico pezzi di carta che poi sovrasto sempre con altra colla. Questo renderà ben tenace la struttura del nostro cestino. Fatelo su tutta la superficie. Dopo qualche oretta di asciugatura, quello che avremo sarà questo, il nostro cestino tutto foderato e bello coriaceo, pronto per essere rivestito a nostro piacimento. Passiamo quindi al rivestimento. Riprendo quindi il mio rullo di carta e a mia volta faccio un rullo più piccolo ma abbastanza lungo. Penso di avere abbastanza carta, taglio e divido in tre parti uguali il rotolo che ho tagliato io e faccio tre tagli. Prendo la carta, la chiudo su se stessa e la presso con le mani. Da prima faccio una pressatura così, grossolana, quindi ne riduco semplicemente il volume. Voilà. Dopo aver fatto questo, intensifico la pressatura arrotolandola leggermente su se stessa, così. E lo faccio con tutte e tre le strisce di carta che ho ricavato. A questo punto, dopo averle un po' pressate, unisco i tre capi in cima e lo farò con del semplice scotch carta. Così tiro verso di me le lunghezze della corda e, stringendole man mano, le intreccio le une con le altre. Andando a creare una traccia di carta. Create la vostra treccia facendo appunto le code della carta il più lungo possibile, cioè quello che riuscite ad intrecciare il più possibile. Così il lavoro sarà più continuativo che non tante treccioline corte. Sarà più difficile arrotolarle, ma alla fine il lavoro sarà molto più bello. Arrivati alla fine, fissiamo sempre la nostra trecciolona con un po' di scotch carta. Dopo aver intrecciato un po' di trecciolone, io ne ho anche altre, cominciamo a foderare il nostro cestino. E allora prepariamo la colla a caldo e iniziamo. E allora, partendo dal basso, prendiamo la treccia, prendiamo la nostra pistola per colla a caldo,
e intanto fermiamo i lembi della nostra treccia in modo che non si muovano più, partendo proprio dall'angolo in fondo, lasciando fuori questa parte che poi gireremo. Assicuriamo al cestino la nostra treccia. E continuo poi via via a salire, accostando la treccia così e facendola salire piano piano. Adesso vi faccio vedere come congiungo le trecce. Allora, attacco, perché questa l'avevo fatta tutta intera, quindi ho arrotolato fino a questo momento senza congiunzioni. Taglio la treccia e la appiccico fino a dove sono arrivata. Taglio anche questa fino a dove l'avevo assicurata con lo scotch carta. Bagno tutto, soprattutto qui la congiunzione, con la colla a caldo. E unisco i lembi facendoli combaciare il più possibile, così. E praticamente diventa invisibile, si può dire, proprio bisogna stare molto attenti a cercare la congiunzione per vederla, se no è praticamente invisibile. E continuo. Qui nell'ultimo giro state molto attenti a non bruciarvi, perché la colla in eccesso potrebbe gocciolarvi sulle mani e fa malissimo, quindi siamo molto molto attenti. Spingiamo, compattiamo, guardiamo da dentro, ma ripeto, attenzione. Ed ecco il nostro cestino bello e pronto. Se volete, io lo terrò come cestino per le cartacce, quindi lo terrò così, ma se volete tenerlo come cesta decorativa per la casa, basterà aggiungere due maniglie qui sui lati che potete o attaccare dall'interno o dall'esterno e sarà bellissimo comunque. Questo è solo lo spunto, sbizzarrite la vostra creatività. Ora vi lascio alle foto per farvelo vedere col sacchettino dell'immondizia dentro, pronto per accogliere i nostri rifiuti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!